ragione. Però che ragione, siamo qui perché l'Udinese, come già dicevamo prima, è davanti alla Roma, è davanti alla Lazio. Alle donne, alle donne, alle donne, alle donne, 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 due passioni, come tutti gli italiani. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Come ti chiami, da dove ci chiami? Ciao! Buonasera, sono Riccardo da Perugia. Riccardo da Perugia, ciao! Buonasera, volevo farvi due domande. La prima domanda è, vorrei sapere il futuro di Ferdinando Sforzini. La seconda domanda potrebbe andare a Verona, ma non solo. Poi? E la seconda domanda è rivolta a te, Alfredo. Prego. Una domanda, ma quei quattro occhi di Michele è veramente così pirla come sembra? Quei? Non ho capito. Che ha detto? Non ho capito. Ti giuro. No, forse ho capito io, che dicevo? Dicevo che è veramente così pirla come sembra? Sì, tu sei un pirla, però sai qual è il problema? Che ora ti becchi una bella denuncia, perché tanto abbiamo anche il tuo numero di casa. Il vero pirla, te l'ha qui, ma sai chi è? Sei tu, che ora domani avrai pure 15 anni, ma sai qual è il problema? Che siccome devi lasciare il numero di casa, ti veniamo a prendere a casa, prendiamo i tuoi genitori e ti staccano pure il telefono. Dillo prima a tua madre, a tuo padre, che sei deficiente, te lo dico proprio chiaro. Va bene, detto tra di noi, domani ci vediamo in tribunale. Detto ciò, siamo contenti. Lo sai che... Alfredo! Veramente non ho parole. Ma Jamie, no, ma cervello... non sanno una cosa. Vabbè. Che dando il numero di casa, siete schedati e quindi vi veniamo a prendere a casa. Vabbè, adesso non c'è problema. Buonanotte, come ti chiami, da dove ci chiami? Ciao! Sì, pronto, buonasera. Sono assolutamente desolato. Sono il padre di quel citrullo che ha chiamato prima di mio figlio. Sono assolutamente desolato e le chiedo scusa in diretta per tale affermazione che ha fatto. Non si preoccupi. Solo questo. Non si preoccupi. Le chiedo assolutamente scusa. Stia tranquillo. Non si preoccupi, la ringrazio, ma non ci mancherebbe altro. Arrivederci, scusa. Sono delle ragazzate, va bene? Ovviamente errori di gioventù, ne ho fatti tanti io, ne faccia uno suo figlio, non c'è problema. Tutto chiuso, va bene, la ringraziamo. Buonanotte al padre del ragazzo. Mancava solo questa, adesso siamo col cartello tutto esaurito. Tutto esaurito. Lo sai che toccava a te. Lo sai che.